Buonasera a tutti e benvenuti ad un altro appuntamento della settimana dei cimiteri europei che si terrà dal 25 al 31 maggio. Io sono Loredana Lofiego e sono una delle artiste degli artisti che ha realizzato un'installazione, una mostra nel cimitero monumentale di Bologna. Ringrazio Roberto per questa opportunità, ovviamente, e per prendere parte a questa rassegna. La mia collaborazione col museo e la Certosa risale al 2013, quando attraverso l'Accademia di Belle Arti di Bologna intrapresi un tirocinio con il Museo del Risorgimento, dove in vari mesi ho realizzato, grazie anche all'appoggio di Roberto, un percorso museale che si chiama Bologna Criminale. Ed è anche consultabile sul sito di Storia e Memoria di Bologna. E da lì, dopo diversi anni, ho realizzato un progetto fotografico. Questa serata si chiama Echi fra le tombe perché vuole ripercorrere la mia storia, il mio percorso che ho intrapreso col cimitero e la mia parte artistica che ho avuto col cimitero. Il progetto fotografico si basa innanzitutto sulla storia di Bologna e sugli omicidi che avvennero a Bologna. Alla fine dell'Ottocento a Bologna abbiamo una situazione abbastanza critica per quanto riguarda omicidi, misfatti, rapine. Alla sera la gente si rinchiudeva in casa per paura, ovviamente. Fra sangue e mistero, per questi vari documenti, sono stati riportati alla luce diversi episodi di cronaca sulla criminalità comune a Bologna. E esaminando questi racconti, ho messo la luce sulle vittime e non sul carnefice. E sono fotografie che rappresentano ovviamente la mia realtà. Come ho cercato di trasformare questi racconti in immagini e le vittime sono quasi assopite in un silenzio, in una forma di memento mori e i loro ultimi gesti, le loro ultime smorfie o comunque i loro abiti indicano qualcosa, indicano il loro racconto. Mi sono soffermata innanzitutto su quattro soggetti che vengono rappresentati in queste foto e sono i coniugi Fini, che vengono trovati morti vicino casa loro per una rapina, conclusasi ovviamente in uno scontro a fuoco. Abbiamo poi Pietro Biraghi, che era un maresciallo che viene ucciso da dei briganti, da dei malfattori per strada a Bologna in centro. Poi abbiamo Stefano Pelloni, che è il passatore della Romagna e che terminò la propria carriera nel marzo del 1851, e rimanendo ucciso in uno scontro fra la Gendarmeria Pontificia. E il suo cadavere venne trasportato dalla Romagna fino a Bologna, fino alla Certosa di Bologna, e venne seppellito in una fossa comune, poiché i criminali dovevano essere seppelliti al di fuori del cimitero e non in terra consacrata. Oltre a questo progetto, ho avuto la possibilità l'anno scorso di poter effettuare uno stage. È un tirocinio post laurea al Museo del Risorgimento ed è stata un'occasione in cui ho realizzato altri due progetti. Uno si chiama Racconti dalle cripte e l'altro Epitaffi. È stato davvero bello per me poter realizzare questi progetti perché sono riuscita comunque a vivere il cimitero in una maniera artistica. E Racconti dalle cripte nasce dalla narrativa, anche questo è visibile sul sito di Storia e Memoria. La narrativa che tratta il tema della morte in tutte le sue sfumature,
E io ho cercato di prendere in esame due racconti, uno di Zola e uno di Maupassant, e poi anche dei racconti di Poe. Sono dei racconti che poi ho cercato di tradurre in installazioni artistiche con un video e dei suoni, con delle immagini, in cui nel primo abbiamo la morte di un uomo, il racconto di Zola, dove questa figura di uomo inizia a scomparire, mentre nell'altro abbiamo una donna che dalla fanciullezza fino all'età adulta scompare. E la voce che mi ha aiutato in questo percorso è stata quella di Gianluca, che ha narrato tutte queste storie. Sono tutti racconti ovviamente di fine 800. E perché ho scelto questo periodo? Perché forse la morte era vissuta in modo molto diverso rispetto ad ora. Possiamo ricordarci anche le fotografie post morte. Non c'era nessun tabù, forse, nel ricordare anche delle persone morte, o comunque era anche l'ultimo ricordo, perché la fotografia era nata da poco. Però sì, la morte era vissuta in maniera molto diversa da ora. E sì, la morte come è vissuta adesso è, sì, un avvenimento, diciamo, inevitabile. E quindi questi due racconti si concentrano uno su quello di Zola, su una persona, che vi leggo un piccolo pezzo, che parla di quest'uomo che dice di essersi ritrovato morto. Dice: "Sono morto alle 6 del mattino di un sabato, dopo 3 giorni di malattia. La mia povera moglie mi stringeva le mani e poi scoppiate lacrime. Io sentivo tutto, ma i suoni sembravano provenire da molto lontano." Questo signore quindi si ritrova morto e paralizzato, e non riesce più a comunicare con gli altri, e inizia anche a sentire cosa gli succede attorno. Inizia a sentire che il funerale è stato fissato per le 11, dopodiché sarebbe stato sotterrato. Ma più della morte gli spaventava il pensiero di essere sepolto vivo. Dopo aver sentito tutti questi rumori, lo deposero nella cassa. E il racconto continua così: "Quando due colpi di martello conficcarono il primo chiodo, provai come un brivido nelle ossa. E altre ne seguirono in rapida serie, brutali, assordanti, ma non so come, in qualche parte profonda di me, io sentii che piangevo, come mai avevo pianto in vita mia. Ero sepolto vivo. Cominciai a dibattermi, a graffiare il legno con le unghie, fuori di me dal terrore, inarcandomi con tutte le mie forze, sui piedi, sui reni. Non ebbi che da superare un sottile strato di terra e strisciai in una fossa ancora aperta. Mio Dio, ero salvo." Questa persona inizia a fuggire dalla sua tomba e si interroga poi sul suo futuro, su cosa potrebbe fare, se ritornare alla sua vita precedente o iniziare una nuova vita. È una riflessione sul fatto che comunque dice alla fine: "Io comunque aspetterò la morte, prima o poi verrà a cercarmi." E questo è stato uno dei racconti che poi ho tradotto sia in video che in audio. Poi io ho preso in esame la morte di Maupassant, e lì parliamo di una donna che muore e di suo marito che si strugge. E il racconto inizia così: "L'avevo amata alla follia, ma perché amiamo? Non è una stranezza non vedere al mondo che una persona, una sola persona, non avere in mente che un solo nome, che andiamo mormorando senza posa, come una preghiera? E un giorno lei morì. Come non lo so, non lo so più. Rincasò bagnata in una sera piovosa. Poi l'indomani tossiva, tossì e s'ammalò." Poi questo uomo inizia a ricordarsi del funerale, della bara e del coperchio inchiodato, e inizia a pensare che lei sarà sotterrata e che non la potrà mai più rivedere. E quindi decide di recarsi al cimitero
e decide anche di restarci, decide di passare una notte lì. Si nasconde dal custode e si mette su una tomba, si appoggia ad una tomba perché non, ormai è buio, non riesce più a trovare la tomba della moglie. Però dopo un po' di tempo, al calare della notte, inizia a sentire dei rumori e si accorge che la tomba sul quale lui riposava viene scossa e da lì esce un uomo, ovviamente un uomo che era morto. E lui inizia a spaventarsi e corre via. E messe sulla croce di questa tomba che lì riposava Jacques Olivain. Amava la famiglia, fu onesto e buono e morì nella pace del Signore. Il morto aveva raccolto un sasso e aveva iniziato a grattare via quella scritta e aveva iniziato a scrivere: Qui riposa Jacques Olivain. Con la sua durezza affrettò la morte del padre da cui voleva ereditare, tormentò sua moglie, i suoi figli, imbrogliò i vicini, rubò quando gli fu possibile e morì miserabile. Quindi a quel punto lui, l'uomo si voltò, iniziò a vedere tutte le tombe che erano state scoperchiate e tutti i cadaveri erano usciti per cancellare le menzogne delle loro lapidi, dei loro epitaffi. Allora iniziò a cercare sua moglie e la riconobbe da lontano. E si avvicinò e vide che sulla sua tomba, invece del suo epitaffio dove c'era scritto Amò, fu amata e morì, la moglie iniziò a scrivere: Uscita un giorno per tradire suo marito, prese freddo sotto la pioggia e morì. Qui potrebbe partire anche una riflessione sul fatto che molte volte sugli epitaffi ritroviamo magari delle parole che sono state incise dai familiari, non realmente il pensiero del defunto. Questi testi poi sono stati, ho aggiunto anche altri testi per questa riflessione narrativa sulla morte, che sono quelli di Poe. Poe era un investigatore, diciamo, della morte nei suoi racconti. E lui comunque trattò molto questo tema. Possiamo ricordare anche La maschera della morte rossa, che tratta il tema, diciamo, della peste. Io ho deciso di scegliere La sepoltura prematura, che parla sempre di una persona che è stata sepolta, ma che non è riuscita poi a tirarsi fuori dalla sua tomba, anche perché siamo in un periodo in cui c'è la tubercolosi, siamo alla fine dell'Ottocento, in Inghilterra venne anche creata una sorta di campanello, veniva legato alla fine alle dita del defunto un filo, collegato a un campanello che fuoriusciva dalla tomba per capire se questa persona fosse, non so, si fosse addormentata, svenuta, avesse perso coscienza per via della malattia e serviva per, insomma, avvertire le persone nelle circostanze. Siamo in questo periodo. Poi il corvo che parla di uno spirito che tormenta il suo amato attraverso un corvo e il cuore rivelatore che parla di un omicidio, di un giovane che uccide un anziano che vive con lui. E che alla fine inizia ad impazzire perché l'ha sepolto sotto delle assi e inizia a sentire il cuore di questa persona. Ricollegandomi alla morta e al tema degli epitaffi, ho realizzato poi un'altra installazione, sia visiva che sonora, che si chiama appunto Epitaffi. E Epitaffi è una riflessione sul fatto che solitamente la nostra vita viene descritta in poche righe su quelle lapidi e che testimonia tutto, testimonia l'affetto, comunque le nostre lodi e come dicevo prima, molte volte sono i nostri familiari che le scelgono come giusto che sia. E ho cercato di creare una voce, diciamo, una voce dei defunti con questa installazione. In cui confessassero questi defunti i loro pensieri, i loro reali pensieri. È stato un percorso all'interno della Certosa realizzato il 2 di novembre dell'anno scorso,
e sempre in collaborazione con Gianluca, che mi ha aiutato per la voce. E sono piccoli racconti che si rifanno al libro di Spoon River, il libro di Spoon River racconta di queste persone che dalla tomba rievocano la loro vita e non hanno più paura o timore di nulla perché ormai non hanno nulla da perdere. Questa è una riflessione anche sul fatto che molte volte passeggiando all'interno del cimitero ci troviamo di fronte a delle tombe con delle incisioni e non sappiamo davvero se quello è nella storia o la vita che ha vissuto quella persona, perché gli epitaffi risalgono ai tempi dei greci e poi sono stati comunque. È una storia che comunque risale ai greci fino a noi, ed è arrivata fino a noi. E quindi è una storia antichissima quella degli epitaffi, è un ricordo ai figli, alle madri che si perdevano. E Spoon River mette proprio l'accento sul fatto che molte volte diciamo, tutti i pensieri che abbiamo su. I familiari, scrivono questi epitaffi su dei pensieri che non sono realmente veri. E questi epitaffi racchiudono quindi questo testo di Spoon River, da cui ho preso ispirazione, più un'installazione fotografica. E questa installazione fotografica, viene rappresentata attraverso due lavori. E il primo è una riflessione sul fatto che molte volte, avendo vissuto questo periodo incertosa, o comunque andando in giro per i cimiteri, mi accorgo molte volte che abbiamo due date, ovviamente la data di nascita e di morte sulle lapidi, e sembra quasi che quel trattino che le separa, racchiuda tutta la vita di queste persone. E ho quindi realizzato delle fotografie in cui non era più visibile la faccia di queste persone, che sono queste qui, che non sono più visibili i visi di queste persone, ma sono visibili delle date in cui che racchiudono questa vita. Questo è uno dei progetti. Mentre l'altro era un'altra riflessione sul fatto che sono foto che ho realizzato in Certosa, al Cimitero Monumentale di Bologna. E sono queste foto. E una riflessione sul fatto che molte volte passando di lì, comunque questi sono tutti lavori ovviamente soggettivi al mio pensiero, il mio pensiero tradotto in immagini. E passando di lì, vicino alle lapidi, vicino alle tombe, mi accorgevo del fatto che ci fosse comunque, c'è sempre un velo fra noi e i morti c'è questa sorta di velo, questa sorta di, non lo so, di muro fra qualcosa che non possiamo più vedere, perché in quelle lapidi, in quelle tombe ci sono resti o comunque quello che rimane di queste persone e non c'è più. Non c'è più comunque un contatto, ovviamente, perché sono morti. E mi è venuto in mente di fare questa sorta di velo fra gli occhi che sono visibili e il resto che non lo è. Insomma, per comunque evidenziare anche questa. E ce ne sono comunque altri che sono sempre visibili sul sito di Storia e Memoria di Bologna. E un velo che comunque non riusciamo più, che non riusciremo mai più a attraversare, insomma, sono cose ormai del passato, insomma. E questi epitaffi che ho raccolto di Spoon River raccontano la vita di alcune persone, fra cui c'era l'ubriacone del villaggio, che dice: "In vita fui l'ubriacone del villaggio. Da morto il prete mi negò sepoltura in terra consacrata. La cosa tornò a mio vantaggio, poiché i protestanti comprarono questo pezzetto di terra e ci seppellirono il mio corpo, accanto alla tomba del banchiere e di sua moglie. Visto anime pie, come le avverse correnti della vita onorano i morti vissuti nell'onta."
Ci sono vari personaggi, fra cui c'è anche il farmacista, che dice solo un chimico può dirlo e non sempre cosa risulterà dalla combinazione di fluidi o di solidi e chi può dire come uomini e donne reagiranno insieme e che figli ne usciranno. Io, Trenor, il farmacista, mestatore di sostanze chimiche, morto in un esperimento, vissi senza sposarmi. C'è anche l'ignoto, o c'erano le memorie a cui ho associato ovviamente queste foto che sono tutte riflessioni sul fatto che sono memorie di persone che non ci sono più. Poi abbiamo ad esempio il giudice, come mai ditemi, dice. Io, il più dotto degli avvocati, che feci la più bella arringa mai sentita in tribunale. Come mai, ditemi, mi trovo qui senza un segno, dimenticato, mentre l'ubriacone del villaggio ha un blocco di marmo sormontato da un'urna? Poi abbiamo un altro giudice. È vero, concittadini, che il mio vecchio registro, rimasto lì per anni sullo scaffale, sopra la mia testa e la poltrona di giudice, aveva un bordo di ferro e quando cadde mi squarciò la testa e i fogli del registro schizzarono fuori sparpagliandosi intorno a me. E guardai quei fogli fino all'ultimo e poi dissi: quelli non sono fogli, non vedete che sono giorni e giorni di 70 anni? Poi abbiamo il dottore. Tutti i deboli, gli storpi, gli imprudenti e chi non poteva pagare correvano da me. Ero il buon dottor Meyers, che non faceva storie, ero sano, felice e benestante, con la fortuna di una buona moglie e figli grandi, tutti sposati e sistemati. Ma una notte, Minerva, la poetessa, venne da me nei guai, in lacrime. Cercai di aiutarla, morì, mi processarono, i giornali mi infangarono, mia moglie morì di crepacuore, la polmonite mi finì. Queste sono tutte storie di persone che sono narrate dentro Spoon River, l'antologia di Spoon River, dove vengono comunque riassunte un po' le vite di questi personaggi. Questa è un'installazione che ho tradotto lungo un percorso in Certosa, dove ho voluto far sì che le statue parlassero, ma non sono storie legate comunque alle statue, che parlassero e dicessero realmente quello che pensavano. E abbiamo anche qualche altro epitaffio, quello di Harold. Mi appoggiai al caminetto, nausea, nausea, pensavo al mio fallimento. Guardavo nell'abisso, spossato dal caldo del meriggio. La campana di una chiesa suonò lugubre e lontana. Udii il pianto di un bambino, poi la voce rabbiosa di mia moglie. Attento, le patate bruciano. Sentivo l'odore, poi mi venne un disgusto irresistibile. Tirai il grilletto, buio, luce, una spy, per tornare nel mondo. Troppo tardi. Poi abbiamo anche altri epitaffi, ce ne sono moltissimi su Spoon River, io ho scelto solo quelli che mi hanno colpito un po' di più. E durante questa serata abbiamo comunque messo l'accento sugli epitaffi, su cosa significano o comunque cosa possono dimostrare. Io sono stata accolta benissimo dalla Certosa, comunque dal museo, è stato un percorso che non dimenticherò mai. E infatti anche l'associazione degli amici della Certosa mi ha aiutato, ho i miei amici, i modelli che trovate nelle foto e tutti gli addetti del personale del cimitero sono stati persone gentilissime che mi hanno aiutato a realizzare questi progetti, perché anche se sono io con le mie idee, dietro c'è un lavoro anche tecnico. Quindi io voglio ringraziarli visto che adesso c'è questa occasione di poterlo fare. Questi sono i miei progetti e le mie riflessioni sulla morte o comunque su cosa mi ha suscitato la Certosa, che è un museo a cielo aperto.
e che consiglio ovviamente a tutti di visitarlo perché è bellissimo. La Certosa ha una storia antichissima e questi piccoli progetti o comunque queste installazioni artistiche mi hanno ispirato a conoscerla ancora meglio, perché non si finisce davvero mai di imparare dalle statue, dalle persone, dalla storia precedente alla Certosa, di cosa c'era lì, cosa ci fosse lì. E è una storia che è davvero infinita, direi, come fosse quasi tutta quella dei cimiteri monumentali. Oltre alle mie foto che trovate sul sito di Storia e Memoria di Bologna, la mia installazione, trovate anche le foto della serata, ovviamente, che si è tenuta in Certosa. E sì, volevo comunque ricordarvi che anche in Bologna Criminale ho messo, diciamo, questo accento sugli epitaffi, perché oltre alle foto ho ricercato anche queste persone realmente che si trovano appunto proprio alla Certosa di Bologna, e ogni persona ha una sua storia, e ho trovato davvero interessante anche studiare questi epitaffi, perché sono gli ultimi ricordi delle persone che gli hanno voluto bene, come abbiamo il Raffaele Mazzoli, che era il primo custode, che gli dedicano davvero degli elogi. Non abbiamo niente sul passatore, ovviamente, come lapide, perché venne sepolto in una fossa comune, però Pascoli gli dedicò una poesia. E poi abbiamo i coniugi, coniugi Fini, che sulla loro lapide, diciamo, il loro epitaffio è davvero molto dolce e romantico, perché dice: qui l'una aspetta l'altro, finché le mute spoglie in breve spazio, in breve tempo raccolte, gli spiriti loro aleggeranno qua giù e su per i campi del cielo, rapiti dalla sfolgorante visione di un domani che non è sera. Credo che sia davvero molto romantico, perché loro morirono assieme. E poi abbiamo quello del maresciallo Biraghi, che fu ucciso da mano assassina, viene ricordato appunto l'evento in cui viene ucciso. Quindi alla fine comunque i miei progetti circolano comunque, sì, la direzione dei miei progetti è sugli epitaffi, o comunque sulla morte in generale evocata dal cimitero della Certosa. Io vi ringrazio e ringrazio ancora Roberto e il Museo del Risorgimento per questa occasione, e vi consiglio di seguire anche tutte le altre dirette per la settimana dei cimiteri, che saranno molto interessanti. E vi ringrazio molto e buona serata.